martedì e questo vlog inizia da qui. Siamo nel pomeriggio di martedì, io ho appena finito di editare un video e sono appena scesa a prendere questo pacchetto che è arrivato da Decathlon. Ho preso solo due pantaloni sportivi e due pantaloni sportivi ed una felpa di quelle col cappuccio, proprio per andare a correre in tranquillità. Spero di averli presi giusto e di non aver preso roba pesante, perché mi sono resa conto che ho ordinato in base al modello senza guardare senza guardare di cosa sono fatti o roba del genere. Ho fatto cadere le chiavi che erano sul tavolo. Allora, io il Decathlon ce l'ho qua, però ogni volta che vado, a meno che non cerco leggings e quelli ritrovo, ogni volta che vado quello che mi serve non lo trovo mai. Un po' perché è grande, mi ci perdo, un po' perché forse non c'hanno mai tutti i modelli, e quindi calcolando che si paga 3,90 euro di spese di spedizione, che praticamente sono la benzina che spenderei per andarci per andare e tornare, e calcolando che è al centro commerciale, quindi ci dovrei andare in fra settimana, insomma, ho preferito ordinare online. Eccoli qua. Allora, i pantaloni sono praticamente uguali tutti e due, e sono il modello tipo jogger. Eccolo qua, con le tasche, c'è l'elastico in vita. Sì, ok, sono perfetti per il periodo. Avevo questo terrore. Non so se, mi sa che li ho presi un po' troppo grandi stavolta. Vabbè, mo vediamo. Ok, adesso li vado a provare. Poi c'è ovviamente tutto nero, perché poi metto le magliette colorate. Ma manca la felpa, però. Va bene, epic fail. Praticamente ero sicura di aver ordinato due pantaloni ed una felpa, invece poi ho controllato l'ordine, in effetti la felpa non l'avevo ordinata. Va bene, ce la possiamo fare. Ok, ho solo i due pantaloni, adesso li vado a provare. Speriamo che non ho sbagliato la taglia. E anche questa giornata volge al termine, non so se riesco, ecco, lì sulla TV, ma senza audio, c'è il Festival di Sanremo. Non ho voglia di vederlo, avevo iniziato ma mi annoia un pochino, quindi la tengo accesa perché voglio vedere l'esibizione di Renga, anche se non so se si esibisce stasera, non ho capito come funziona. Comunque, per ora la tengo accesa in sottofondo, sto guardando qualche video su YouTube, però adesso intanto mi strucco, mi passo, stavo per dire il foreo, passo il Rio Lift, stavo per dire il foreo, perché lì sul computer ho il video di Ornitorella pronto, perché oggi ha pubblicato il video in cui paragona foreo New Face, lo volevo vedere. E niente, oggi è stata una giornata abbastanza moscetta, non sono andata nemmeno a camminare, seppur la giornata fosse molto molto, sì, è stata molto, come cacchio parlo, è stata una bellissima giornata anche oggi, ma non mi sono sentita molto bene, dolori al pancino, quelle cose lì, e quindi non sono andata a camminare, ma domani vado, perché già mi sento una schifezza. quindi domani vado. Niente, credo che ci vediamo direttamente domani, mi vado a struccare. Stasera sono arrivata al punto in cui non sopporto più il trucco in viso, quindi vado subito. Noi ci vediamo domani, vi do la buonanotte come la regina, come facevo un tempo. Buongiorno, mercoledì mattina, io sono già pronta per andare a fare la mia passeggiata, anche se in realtà oggi non mi sento benissimo, ma nei momenti peggiori mi devo sforzare, altrimenti non prendo l'abitudine. E niente, sto morendo di sonno perché ieri sera ho guardato il Festival di Sanremo nell'attesa che si esibisse Francesco Renga, che ovviamente come al solito l'hanno fatto esibire all'ultimo. E quindi praticamente è successo che mi sono addormentata giusto 2 secondi prima che si esibisse. Olè!
Però era sempre dopo l'una di notte, quindi essendomi svegliata alle 6:30, sto morendo di sonno. Sono gonfissima, stamattina mi sento un palloncino. Vado a camminare così dreno un pochino i liquidi. Ci vediamo dopo. Buongiorno, sono praticamente 2 giorni che sono un po' ferma, ieri non ho neanche caricato video perché non mi sto sentendo benissimo. E vabbè, mi riprenderò, mi sto già riprendendo. Adesso sono a lavoro al computer, devo far uscire la bustina di marzo che è anche in ritardo e devo concludere altre cose. Oggi non vado a camminare perché ieri ce l'ho fatta, ma ho i piedi letteralmente distrutti. Sono pieni di tagli, non so come mai questa cosa, però preferisco non andare, anche perché oggi devo andare in un posto in cui tra l'altro non è una cosa bella da fare, però lo devo fare e quindi vorrei evitare di farmi male e poi dover stare sul letto tutto il giorno come ho fatto ieri, che mi sono messa in testa di andare a camminare comunque e poi mi sono dovuta fermare tutta la giornata. Continuo a lavorare e noi ci vediamo dopo. Sono un attimo in pausa perché avevo bisogno di muovermi. Vi faccio vedere, ieri è arrivato, ve l'avevo già preannunciato, è arrivato il nuovo microfono. Ho già provato, è qui, ho già scartato ieri, ho già provato a fare una piccola registrazione, mi sembra che sia abbastanza buono. Adesso non vedo l'ora di fare proprio un video per vedere il risultato che riuscirò ad ottenere. Mi piace questa cosa che sto cercando. Mi piace questa cosa. Sono contenta di riuscire nel mio intento di cercare di migliorare un po' la qualità dei video del canale. Così, semplicemente per me stessa, perché mi piace. L'avrete capito, tutte queste cose di tecnologia, l'editing, mi piace troppo e quindi sono molto molto contenta. Ammazza che occhiaie che ho. Quindi adesso vediamo, in realtà credo che stasera pubblicherò questo vlog, anche perché ripeto, pomeriggio ho una cosa da fare, quindi non ho molto tempo da dedicare ai video, e questo video, cioè il prossimo video registrato, quello col microfono, lo vorrei fare con calma e tranquillità in modo da poterlo fare bene, poterci lavorare bene. Adesso sapete che faccio? Mi faccio un caffè. Era da un po' di tempo ormai che non portavo a termine delle creazioni, credo che fossero dalla microagenda, diciamo, e oggi finalmente ne ho finite 2. Una è la bustina di marzo, che però ancora non ho stampato, troverete le foto sul sito questa sera, e l'altra è questo. Eccolo qua. Queste sono le carte a tema nascita, vi avevo già preannunciato che le stavo disegnando, vi avevo anche fatto vedere qualcosina, e quindi sono nate Pagiocchina e Pagiocchino. Questo è per le femminucce, questo è per i maschietti. Queste carte scrapbooking sono adatte per fare biglietti di augurio di inviti, sono adatte per fare scatoline per le bomboniere, sono adattissime per fare gli album nascita. Io le trovo, mi sono venute proprio bene, ve lo dico sempre, sono poco modesta in questo, però mi piacciono davvero tanto. E tra l'altro i 2 paggiocchini sono disponibili anche in altre etnie, e adesso vado a fare le foto, le metto sul sito, poi subito dopo vado a pranzare perché sto morendo di fame. Siamo nel tardissimo pomeriggio, io intanto ho fatto tardi facendo delle cose, ho anche dato una ripulita a casa e quindi poi sono dovuta uscire per fare la cosa di cui vi parlavo stamattina. Sono appena ritornata, sono anche abbastanza in ritardo con questo video. Adesso sono qua con il caffè, ho il piedino distrutto. Io non so che gli è preso questo piede. Adesso ci sto mettendo la connettivina, vediamo se riesco a far chiudere questi tagli. La cosa mi rode parecchio perché il tempo è molto bello, mi piacerebbe uscire, andare a passeggiare, avevo preso un bel ritmo. So anche che nella prossima settimana le condizioni meteorologiche dovrebbero peggiorare, quindi mi piaceva l'idea di sfruttare al massimo
queste giornate, è così che dobbiamo fare. Adesso sono uscita per un paio d'ore e sono tornata, stando nella scarpa, il piede è distrutto, letteralmente distrutto. Adesso infatti vado a editare il video, poi vi saluto dopo e cerco di fare il più in fretta possibile, così poi dopo mi rilasso un po'. Ed eccomi qui come al solito davanti all'editing del video per dirvi le ultime cose e salutarvi. Allora, ho da dirvi un po' di cose. Uno, editando il video mi sono resa conto che in questa settimana ho parlato malissimo, non so parlare proprio. È quella settimana del mese in cui il mio cervello va a farsi friggere. Mi facevo ridere da sola. Perdonatemi, giuro che nei prossimi video cercherò di stare più attenta e di parlare meglio. Due, nota molto lieta, mi ero dimenticata di raccontarvelo. Ieri sono andata all'OPS perché avevo visto in vetrina una tuta rosa e la volevo provare ora. Quando l'ho vista ho detto, ma sicuramente non c'è la taglia per me. Da OVS sapete ci sono le taglie comode, però alcune cose non hanno le taglie comode. Vedendola così, una tuta tutta rosa, di quelle con i jogger, quelle che si portano ora tutte belle abbinate carine, ho detto no, sicuramente sarà la linea tipo per le ragazze. Poi però sul sito avevo visto che c'era anche la XL e la XXL, quindi ho detto ma quasi quasi vado a vedere se c'è, la provo. Sono andata ieri e voi calcolate che io l'1 gennaio avevo una 2XL come taglia. Ieri sono entrata nella L, quindi sono scesa, diciamo, di due taglie, dai. Calcolando anche che sono un po' gonfia in questi giorni, quindi è stata davvero una bellissima sensazione. Anche perché, boh, se non fosse per i vestiti, io sinceramente non vedrei che sto riuscendo nel mio intento, a parte la bilancia ovviamente, però si vede che la mia testa in questo momento non funziona tanto bene. Quindi ho fatto benissimo ad andare a provare la tuta, che ovviamente non ho comprato, perché figuriamoci se mi prendo una tuta rosa, sapendo che poi con le tute ci sudo. No. Ero convinta, la volevo prendere e poi alla fine non l'ho presa proprio per questo. E vabbè, niente. Adesso basta. In questi giorni vi volevo dire anche un'altra cosa, anzi, mi ero ripromessa di non parlarne, però ne voglio parlare perché credo almeno in questo di poter dire la mia. Perché in questo periodo, se parlo di scuola, qualcuno mi risponde, stai zitta tu che non hai figli. Se parlo di boh, vaccini e cose varie, stai zitta tu che non hai la laurea in medicina. Quindi almeno del mio campo posso parlarne, giusto? Allora, parliamo un attimo del Festival di Sanremo, ma non del festival in quanto festival, ma in quanto polemica cioè, tanta gente si è lamentata del fatto che non si doveva fare il festival quest'anno. Ora, voi sapete che io lavoravo nel campo dello spettacolo, maestra di danza, ormai devo dire lavoravo, dato che è un anno che non lavoro, maestra di danza, serate, cose varie. A causa di tutto quello che sta succedendo, ripeto, è un anno che non lavoro. All'inizio, quando ho visto i vari programmi amici, quando ho visto che Ballando con le Stelle, adesso il Festival di Sanremo, anch'io mi sono detta: cacchio, però io un anno che non lavoro, non è giusto. Poi però mi sono detta: però dietro le quinte ci lavora tanta gente che magari anche loro come me sono da un anno che non lavorano, perché queste cose in televisione vanno molto a contratto ormai, fanno il contratto quando c'è la trasmissione, poi dopo ciao, sei senza lavoro. Quindi mi sono detta vabbè, credo che almeno loro possono lavorare, quindi non sono contro il Festival di Sanremo e mi andava di dirlo proprio per questo, perché ci sono tante famiglie anche che magari grazie a queste cose respirano un pochino. E credetemi che per chi lavora nel mondo dello spettacolo è già brutto essere senza lavoro, proprio in generale, ma per chi lavora nel mondo dello spettacolo è ancora più brutto perché
Noi che abbiamo scelto questo campo l'abbiamo scelta come missione di vita. Quindi davvero io senza salire su un palco da un anno mi sento morire, mi sento morta dentro, letteralmente, cioè davvero. È brutto non sentire quell'adrenalina che ti sale, è brutto. Credetemi. Non è la nostra vita questa, stiamo facendo una vita che non è la nostra. E io con chiunque parlo, dei miei colleghi, o di musicisti, o di attori, non c'è bisogno di essere, anzi, forse noi stiamo peggio. Noi che siamo, diciamo, ai gradini più bassi, che non siamo ai piani alti, stiamo soffrendo tanto. E quindi io sono contenta che abbiano fatto il Festival di Sanremo, tanto più se a quanto sembra stanno rispettando comunque molto le norme. Va bene così. E ho anche tantissima considerazione, non tanto dei conduttori Fiorello e Amadeus, perché loro sono abituati a lavorare in televisione e quando lavori in televisione, diciamo che sei un po' abituato a dare il massimo senza avere l'immediatezza del pubblico che ti guarda. Però il cantante che si deve esibire con la platea vuota, credetemi, io li ho tantissimo in considerazione perché è davvero brutto, 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 brutto. Cioè, è una cosa che chi non la prova non la può capire. Quindi tanta, tanta considerazione per tutti quei cantanti che stanno partecipando al festival e si ritrovano ad esibirsi con le poltrone vuote. Stupidissima l'idea di ieri sera di mettere i palloncini. Penso che a me avrebbe pesato ancora di più vedere i palloncini piuttosto che le sedie vuote. Del resto l'ha detto anche Fiorello, che è stata una trovata stupida. Comunque, cose che succedono. E niente, mi andava di dire la mia su questo. Avrei altro da dire sul mondo dello spettacolo e sul fatto che non stiamo lavorando. Mi piacerebbe dirvi la mia sul perché veniamo trattati in questo modo, ma magari lo facciamo in un altro video. Per adesso vi saluto, spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao!